Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il cuore di Cristo ci mostra Gesù che si offre, è il compendio della sua misericordia. Guardandolo, come fa Giovanni nel Vangelo, viene naturale fare memoria della sua bontà, che è gratuita, non si compra né si vende, è incondizionata, non dipende dalle nostre opere, è sovrana e commuove. Nella fretta di oggi, tra mille corse e continui affanni, stiamo perdendo la capacità di commuoverci e di provare compassione, perché stiamo smarrendo questo ritorno al cuore, cioè il ricordo, la memoria, il ritorno al cuore. Senza memoria si perdono le radici e senza radici non si cresce. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, risollevato. Io mi domando, come funziona la nostra memoria? Semplificando, potremmo dire che noi ricordiamo qualcuno o qualcosa quando ci tocca il cuore, quando ci lega a un particolare affetto o a una mancanza di affetto. Ebbene, il cuore di Gesù guarisce la nostra memoria perché la riporta all'affetto fondante. La radica sulla base più solida. Ci ricorda che qualunque cosa ci capiti nella vita, siamo amati.